Salve, non potendo essere fisicamente in più posti, cercherò di assicurare un utile supporto in laboratorio, in aula e in ogni luogo. Scusate la deformazione professionale. Vediamo allora come creare un learning object utilizzando il software autore della lavagna Smart. Si tratta del notebook, la versione 11 e seguenti sostanzialmente sono le stesse. Il programma può essere aperto o da programmi dal pulsante Start o se abbiamo l'icona sul nostro desktop facendo il solito doppio clic e si apre una slide bianca. Cominciamo con l'inserire i testi dei nostri titoli e sottotitoli. Non potendo utilizzare le penne in questo primo momento, utilizziamo la nostra tastiera. Quindi, cliccando sulla A del testo, digitiamo il nostro primo titolo. In questo caso cercherò di utilizzare anche il lavoro che stiamo per costruire anche in funzione di un qualcosa che mi potrà essere utile nelle mie classi. Quindi digiterò il titolo del mio lavoro e con la tastiera e con il mouse possiamo anche tornare indietro in caso di errori, correggere e poi spostare il testo dove lo riteniamo più opportuno. Vediamo com'è fatta la casella di testo che si è venuta a creare. Intanto, una volta selezionata, c'è il pallino verde che permette di ruotare la casella di testo a seconda delle necessità, da una parte o dall'altra. Invece, all'angolo destro della casella di testo appare un triangolino che invece sta a rappresentare un menu contestuale collegato alla casella di testo, cioè tutti quei comandi che mi permettono di fare qualcosa con la casella di testo, come chiuderla, fare il taglia, incolla, cancellarla, oppure altri collegamenti ipertestuali che vedremo successivamente. Il cerchio nell'angolo in basso invece mi permette di ingrandire e ridurre in maniera proporzionata tutta quanta la casella di testo. In quel caso il testo rimane all'interno della casella di testo e varia solamente la grandezza. Con un doppio clic invece all'interno della casella di testo appare un'altra visualizzazione che mi permette di intervenire sul testo per formattarlo. Oppure dai cerchi che si vedono al centro e agli angoli c'è la possibilità di variare la casella di testo, quindi rimpicciolirla. In questo caso il carattere rimane sempre della stessa grandezza, a variare è solamente la casella di testo. Ogni oggetto presente all'interno della slide ha delle caratteristiche, o meglio, delle proprietà. Tali proprietà possono essere variate non soltanto dalla barra del menu, ma anche dalla barra delle schede che vediamo sulla sinistra. Qui si può intervenire anche con il cambiamento del colore, oppure si può cambiare il font, si può decidere di mettere il grassetto, il corsivo, oppure fare l'apice o il pedice e così via. Bisogna fare attenzione perché le proprietà della scheda laterale cambiano a seconda dell'oggetto che noi abbiamo selezionato. Dopo aver inserito il testo, proviamo ad inserire per il momento una forma. Quindi dalla barra del menu scegliamo l'icona delle forme e tracciamo un quadrato. Lo inseriamo per adesso al di sotto del testo perché poi lì metteremo una immagine. Adesso serve solo per occupare, diciamo, il posto per vedere che effetto fa. Se vogliamo prendere insieme tutti gli oggetti presenti sulla slide, tracciamo una diagonale tale che includa tutti quanti gli oggetti. A questo punto vengono raggruppati e possiamo spostarli come vogliamo. Dopo aver creato la nostra copertina, proviamo ad inserire delle nuove pagine. Lo possiamo fare dalla freccia in alto a sinistra, oppure
che mi permette di andare alla pagina successiva. Se non esiste, ne inserisce una. Ci sono altri modi per inserire altre pagine. Per esempio, subito in basso c'è un foglio con un cerchio con più, lì troviamo la nuova pagina da inserire. Scendendo in basso nella videata troviamo la stessa icona per aggiungere o togliere altre pagine. Avremo a questo punto le nostre prime pagine. Creiamo adesso una slide tipo, un layout che ci possa essere utile anche per altre diapositive, in maniera tale che possiamo fare il copia e incolla della stessa slide. Diamo il titolo alla parte che stiamo per trattare e poi metteremo dei sottotitoli diversi a seconda delle diverse slide. Quindi riprendiamo una casella di testo, la rimpiccioliamo come è necessario, la sistemiamo possibilmente in alto a sinistra. Quindi scegliamo una forma, quella che ci piace di più, possibilmente quella con gli angoli arrotondati, e la inseriamo al di sopra del nostro testo. Dalle proprietà sulla sinistra possiamo scegliere anche il colore che possiamo utilizzare, però dobbiamo stare attenti che la nostra forma sia selezionata. A quel punto possiamo scegliere un riempimento a tinta unita, oppure possiamo cercare un riempimento sfumato. Nella parte superiore troviamo il colore iniziale, nella parte inferiore il colore finale. Possiamo scegliere la linea di contorno o lo spessore che dovrebbe avere. A questo punto dobbiamo cercare di mettere in ordine un po' il tutto. Con il pulsante destro noi possiamo scegliere ordine e quindi decidere di mettere la forma dietro rispetto al testo. Come allenamento ripetiamo tutte le stesse operazioni. Facciamo finta che il titolo che abbiamo messo è quello del capitolo. A questo punto vogliamo mettere il titolo del paragrafo, cioè della slide che ci interessa. Quindi di nuovo casella di testo. Correggiamo eventuali errori di battitura. Ridimensioniamo il testo. Lo spostiamo dove ci interessa. A questo punto facciamo il copia e incolla della stessa forma e cambieremo solamente il colore. Possiamo anche qui modificare la grandezza, spostarla, mettere quindi in ordine. Essendo il titolo del paragrafo, possiamo anche scegliere di fare un colore comunque diverso rispetto al titolo del capitolo. Quindi lo possiamo rimpicciolire un po' di più, possiamo dare anche eventualmente un colore diverso. Sfumature diverse. Teniamo presente che poi tutte queste caratteristiche le dobbiamo ritrovare anche come impostazione nelle slide successive. Una volta sistemato il tutto, ridimensionato e sistemato, naturalmente questo lavoro non bisogna farlo per tutte le slide. Adesso che abbiamo creato la nostra struttura, significa che noi possiamo clonarla nelle slide successive, quindi avremo la stessa impostazione in tutte quante le slide che prevedono un titolo di capitolo e un titolo di paragrafo. Naturalmente cambieremo solamente il titolo del paragrafo. Ora non è detto che tutte le slide debbano essere per forza bianche, essendo una lavagna. Si può scegliere uno sfondo che comunque mi permetta poi di inserire il testo e di scriverci sopra, quindi dovrebbe essere uno sfondo
comunque neutro, in maniera tale che non ostacoli la visibilità di tutto quanto gli oggetti che noi ci inseriremo all'interno. Rimanendo sulla slide, allora si va sulle proprietà della slide e c'è la possibilità quindi di scegliere il nostro sfondo. Le opzioni naturalmente sono diverse, c'è anche la possibilità di mettere un motivo che possa richiamare per certi versi i quadretti, il foglio millimetrato, i righi. Le opzioni in realtà sono diverse. C'è la possibilità anche di scegliere di mettere una immagine come sfondo. Naturalmente da sfoglia si può scegliere poi la cartella all'interno della quale c'è l'immagine che desideriamo.